cosa leggerai? Con che libro affascini il tuo cuore? Come vedi, non si può giudicare un libro dalla copertina. A parte il piacere di ospitarla, abbiamo cercato questa signora, questa splendida signora della storia italiana, perché è autrice di un libro che racconta di un'altra grandissima donna, testimonianza di un'Italia, ai noi, che rimpiangiamo per certi aspetti, nel contesto di una storia esaltante e tragica nel contempo, vale a dire quello di Virginia Agnelli, madre e farfalla, così come ne scrive la nostra ospite, la signora Ripa di Meana. Marina, che abbiamo il piacere di ospitare, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie per queste belle parole, ma la grande donna è Virginia, veramente. Virginia è una donna che va ricordata e che sono molto fiera di avere riscovato, visto che la famiglia Agnelli l'aveva un po' occultata. È una donna, per questo è stato scritto questo libro. È un libro intriso, cara signora, di storia italiana, che ci racconta di personaggi come Curzio Malaparte, di morti tragiche a 35 anni come quella del padre di Gianni Agnelli in aereo, credo a Viareggio, credo di ricordare bene. Non proprio a Viareggio, da quelle parti. Era un idrovolante. Era comunque un idrovolante, è vero, appunto. È morto per a Forte dei Marmi, no? In effetti era per un atterraggio. Una cosa molto sfortunata, perché pensate che il pilota invece è rimasto indenne, lui si è alzato, ha fatto uno scatto e ha battuto la testa con la parte superiore dell'idrovolante, diciamo questa specie di trave che c'era, lui ha battuto la testa ed è morto, cosa insomma sarebbe rimasto se no indenne. Ecco. Certo, ce la dia una traccia di questa gran donna, madre e farfalla. Sì, prima di tutto bisogna dire che è stata una donna che è stata una grandissima, e da qui il titolo, una grandissima madre, una donna che ha saputo tenere testa a un suocero che quando morì appunto il suo marito giovanissimo a 35 anni si ritrovò con questi 7 figli, avendo lei naturalmente un'indole che poi quella che ha trasmesso i figli, anche un po' così libera e libertina e frizzante e farfallona di Alimma Farfalla, aveva avuto subito innescato questo grande amore con Curzio Malaparte, con questo scrittore Curzio Malaparte, che appunto è stato il grande scrittore, certo, che tutti conosciamo, certo. E il suocero, il vecchio senatore Agnelli, di questo non era affatto d'accordo, trovava questa relazione sconveniente per quei tempi, nonostante appunto non si capisce perché lei era rimasta vedova, però innescò una battaglia proprio all'ultimo sangue per levargli questi figli, 7 figli, e lei si batté tutta praticamente la sua esistenza breve, perché poi vedremo che lei morirà poverina sfortunata a 47 anni, anche lei con un incidente in una macchina Fiat, anche lei sfortunata, perché anche lì l'autista della Fiat rimase indenne e lei morì, pensate il destino di questa famiglia. Allora lei praticamente in tutti questi anni la sua principale, diciamo, intento di vita è stato quello di difendersi da questo suocero che la perseguitava per levargli i figli, e praticamente ci riuscì, perché l'amore per questi figli fu dimostrato sia ai figli scusate, ma sono con questi tempi di caldo e freddo anche. Ha una voce bellissima, signora. No, purtroppo sono un po' con un po' di mal di gola. È la prima persona che mi dice che ha una voce bellissima. Lei ha una voce, io glielo dico radiofonicamente parlando, lei sta uscendo in questo momento, e mi creda, ne sento tanti. Sta uscendo molto bene, quindi. La ringrazio. E allora, ecco. E perseguitò questa donna finché però fu talmente convinta dell'amore di questi ragazzi, perché i ragazzi alla fine tifavano sempre per la mamma, certo, sì. E alla fine dovette capitolare, arrendersi, e si arrese, però diciamo troppo tardi, perché praticamente si arrese quando poi dopo ambedue morirono, pensate, certo. Virginia e il vecchio senatore, che si sono fatti la grande guerra,
sono morti a distanza di 20 giorni uno dall'altro, a battaglie tra loro finite, paradossalmente, in cui loro finalmente erano arrivati a un accordo. Ma tutta destini. La storia di questo libro è interessante, perché naturalmente racconta e spiega la personalità di questa donna molto affascinante, molto bella, molto curiosa, molto frivola, certo. Molto, però ecco, questo è il lato che mi è piaciuto e ho voluto tirar fuori nella sua frivolezza. Ne era anche una donna molto che ha dato delle dimostrazioni di non essere solo una donna frivola, mondana e una mamma, è anche stata una donna che ha un posto speciale nella storia. Lei deve scritto, avere un posto speciale nella storia, perché fu quella che attraverso le sue conoscenze, attraverso le sue parentele, e qui mettiamo in campo il suo cugino cardinale Cacciadominioni, i frequentatori del suo salotto che erano appunto Wolf, diciamo il capo delle SS, e lei riuscì a arrivare a Papa Pio XII e far sì che Roma, che sarebbe stata lasciata a quel periodo dai tedeschi e già si progettava di far saltare i ponti e altri misfatti, lei riuscì a far sì che tutto questo non avvenisse. E questo fu un vero e proprio operazione che si chiama appunto che è stata messa su da Virginia Agnelli. Ovviamente. Dunque, signora Rippa di Meana, lei fatto il debito parallelo fra i tempi che ha vissuto Virginia e quelli che ha vissuto lei, ha scritto questo libro rispecchiandosi un po' nel personaggio? Beh, guardi, è una domanda che mi viene sempre fatta, evidentemente soprattutto chi lo legge trova dei punti in comune. Naturalmente uno va scegliendo sempre per i simili, sempre in un certo senso i simili si cercano, no? Piacciono. Certo. Automaticamente dal momento che io ho scelto, scovato, proprio perché non è un personaggio noto, non era